sua colazione perfetta, il Blues Caffè vi offre una vasta scelta di cornetteria artigianale, servizio caffetteria, succhi centrifugati e bevande. Inoltre potrete gustare il vero espresso napoletano fatto con macchina a leva. E ancora, stuzzicheria, rustici e pasticciotti artigianali leccesi. Servizio ricariche telefoniche e pagamento bollettini. Il Blues Caffè, qualità e cortesia, effettua anche consegne a domicilio. Aperto tutti i giorni dalle 3.30 alle 21 e ogni sabato cornetteria notturna. Chiuso il giovedì. Blues Caffè, Spirit of Life. Da School Office troverai un vasto assortimento per la scuola e per l'ufficio. Fotocopie in bianco e nero e a colori, stampe da file, rilegature, servizio, fax, ricariche telefoniche e pagamento bollettini, cartucce e toner per stampanti, timbri, targhe e plastificazioni. Da noi troverai i migliori marchi, Favini, Architetto, Tinta Unita, Pullover e molti altri. E con una spesa minima di 80 euro riceverai subito in regalo una simpatica chiavetta USB. School Office è ad Erchie, in via Oria 32. Info e contatti 0831 75 97 75. Buongiorno a tutti. Allora, dovevamo cominciare a parlare del bilancio e lo faremo, perché è questo il motivo che ci porta in piazza stamattina. Ma stamattina qualcuno si è svegliato e ha pensato bene di imbrattare le strade di Erchie, dimostrando poco senso civico e poco rispetto per i cittadini di Erchie, oltre che per noi, con un volantino. Forse pensava che ci avrebbe intimidito, che ci avrebbe impedito di parlare. Allora non ci siamo spiegati, non funziona, non è così che fermerete la forza della verità, non è così, non è cercando di dividerci o di infangarci. E tra l'altro, consentitemi un commento, è un atto vile, è un atto vigliacco, perché non ha nemmeno il coraggio di firmarsi, il volantino è anonimo, e che... Se sta nascosto dietro qualche bar questo vigliacco, che venisse fuori, grazie. Non è così che ci fermerete, avete imbrattato le strade di Erchie. Non è mancanza di rispetto per noi, a noi questo non fa nulla, ci scivola addosso e noi rispondiamo come abbiamo sempre fatto, con il sorriso sulle labbra e con la forza della verità. Ma se pensate che dividendoci, offendendoci, potete fermare la verità, vi sbagliate. Non fate altro che cementare il gruppo e soprattutto convincerci che siamo sulla strada giusta, perché solo chi ha paura si nasconde dietro un volantino anonimo. Detto questo, io non voglio spendere nemmeno un secondo di più per commentare un gesto che ribadisco essere un gesto vile e che biasimo, non perché ci abbia toccato, infatti siamo tutti qua e continueremo a raccontare ai cittadini di Erchie la verità su quello che riguarda l'amministrazione di questo paese. E l'unica cosa che però mi inorgoglisce è che mentre
mentre noi prima, durante e dopo la campagna elettorale non abbiamo mai attaccato da un punto di vista personale le persone, appunto, perché a noi interessa il loro ruolo di amministratori, lo stesso trattamento non ci viene riservato, ma non importa, ognuno giudica per quello che vede e i cittadini vedranno che mentre le nostre azioni sono solo ed esclusivamente basate su atti amministrativi, c'è qualcuno che si diverte ad offendere gratuitamente, ma è affar suo, francamente. Per cui, detto questo, invece parliamo di Erchie e parliamo soprattutto in questa fase di quello che un gruppo di cittadini ha fatto da giugno in poi, delle istanze che abbiamo protocollato, e anzi, per essere precisi, da aprile, non eravamo nemmeno in campagna elettorale quando abbiamo protocollato un'istanza, invito all'allora commissario straordinario perché partecipasse ad un bando della regione Puglia che si chiamava Muri Maestri e che prevedeva il finanziamento di lavori sull'edilizia scolastica. Ebbene, a quel bando Erchie ha partecipato e ha anche vinto quel bando, tant'è che sulla grazia delle verranno fatti i lavori per 669 mila euro circa, e questo è un modo di fare politica costruttiva, non distruttiva, non offensiva, e questo è un merito non nostro, perché il commissario ha fatto sì che il progetto dell'ufficio tecnico fosse poi approvato, ma una spinta gliel'abbiamo data sicuro, e quindi francamente ne siamo orgogliosi. Dopodiché, subito dopo, abbiamo protocollato un'altra istanza che riguardava la riduzione dell'indennità di sindaco e assessori. Beh, alla luce di quello di cui discuteremo oggi, cioè un bilancio del comune di Erchie che è assolutamente deficitario, Erchie versa in una situazione finanziaria preoccupante, non sono parole mie, poi vi dirò di chi, beh, forse quell'istanza andrebbe rivalutata, andrebbe rivista e forse accettata, ma sono sicura che non accadrà, purtroppo per tutti noi. Dopodiché abbiamo protocollato altre istanze, siamo sempre stati molto attenti a quello che accadeva a Erchie, viviamo tutti qui, è il nostro territorio e noi ci teniamo. Ma a un certo punto abbiamo fatto un'altra cosa, abbiamo protocollato un'istanza sul servizio di refezione scolastica, e beh, lì qualcuno ha dato veramente il meglio di sé. E cosa diceva quell'istanza? Quell'istanza diceva semplicemente, beh, alla luce di una serie di documenti ufficiali, istanze parlamentari, interrogazioni parlamentari, risposte di ministri, forse è il caso, prima di consegnare le chiavi della nostra casa ad un'azienda, acquisire tutta la documentazione che per legge deve essere acquisita. Dopodiché è venuto fuori l'inferno, è venuto fuori che a causa nostra e a causa di quell'istanza la mensa non cominciava, è venuto fuori che avevamo parlato di tutt'altro. Non è vero, la mensa non è cominciata con la Happy Group, non per l'istanza che abbiamo protocollato noi, ma perché la Cascina Global Service ha fatto un ricorso al TAR e lo ha fatto il 2 di novembre, e mi stupisce che il 3 novembre, durante un incontro con i cittadini, genitori di scolari che partecipano al servizio di refezione scolastica, questa circostanza sia stata volutamente taciuta. Era più comodo scaricare su altri, che peraltro non avevano diritto di parola in quell'assemblea, la responsabilità di un'amministrazione che evidentemente ha fatto degli errori di valutazione, piuttosto che ammettere che era stato presentato un ricorso al TAR. Il TAR ha stabilito con delle ordinanze che la Cascina doveva continuare, tant'è che la Cascina Global Service attualmente gestisce il servizio di refezione scolastica, e di questo non c'è nessuna responsabilità addebitabile a quell'istanza, ma è un'ordinanza di un tribunale amministrativo regionale. E quindi, piuttosto che parlare di riunioni occulte, anche questa è una riunione occulta? Anche questo è occulto, c'è il sole, siamo in piazza, ci sono cittadini che ci stanno ad ascoltare. Occulto. Cosa è occulto? Anziché parlare di riunioni occulte e come dire, invitare a partecipare, quando sapete benissimo che non potevamo partecipare perché l'incontro era riservato solo ai genitori i cui figli frequentano la refezione scolastica,
Non dite la verità. Se volete un confronto, siamo qua. Quando volete, dove volete. Questa è una piazza, questa è un'agorà, ognuno ha diritto di parola. Prendete il microfono e dite la vostra. Non è un problema. Noi non ci sottraiamo ai confronti, mai. Invece, evidentemente, fa più scena, è più scenografico urlare e dire dove sono, dove sono. Siamo qua. Siamo sempre qua, nonostante il volantino, nonostante gli insulti, nonostante tutto, siamo qua. Ultima istanza protocollata, quella relativa all'anticipazione chiesta, anticipazione di liquidità chiesta alla Cassa Depositi e Prestiti per 2 milioni di euro. Per essere precisi, 2 milioni e 300 mila euro più il resto. Oltre interessi ovviamente, è un'anticipazione che il Comune di Erchi dovrà restituire per i prossimi 30 anni oltre interessi, e anche sugli interessi, stando a sentire quello che dicono e dichiarano nei consigli comunali, ci deve essere molta confusione, perché partiamo da solo 15.000 euro in più, è un regalo, è un'elargizione addirittura, non sono 15.000 euro, il tasso è un tasso annuale. Quindi sono 2 milioni e 300 mila euro più gli interessi che, stando a quanto è stato dichiarato nell'ultimo consiglio comunale, il dato lo verificheremo, sarebbero altri 280 mila euro. Quindi un totale di 2 milioni e mezzo di euro. Questo è quello che sta capitando. Ma su questo parleremo dopo, perché in realtà noi, quando ci siamo presentati per la campagna elettorale, e peraltro è uno dei principi fondanti di tutti coloro che si presentano con quel simbolo, abbiamo proposto un bilancio partecipato. E un bilancio partecipato, adesso il consigliere comunale Marco Ruggero sarà ancora più preciso di me, prevede che ci sia una partecipazione dei cittadini, una condivisione di cittadini, una chiarezza, una trasparenza. Non ci si chiude in una stanza e si decide in cinque il futuro dei prossimi 30 anni dei cittadini. Si parla con i cittadini, si spiega ai cittadini, si spiega prima di tutto perché c'è un debito così enorme, 2 milioni di euro per un comune come Erchi, mi sembra tanto. E soprattutto si dice: discutiamo insieme quali sono le misure che possiamo prendere per risolvere questo problema. Evidentemente non funziona così a Erchi, forse qualcuno pensa che la democrazia, il dialogo, il confronto sia finito a giugno, non è così. Noi saremo sempre in piazza ad informare, perché noi questo siamo. Nessuno di noi ha incarichi politici, nessuno di noi è un consigliere, noi siamo solo cittadini che si informano. Tutto qua. Poi ci volete attaccare? Attaccateci. Tutto qua. Poi vedremo come si sono comportati tutti i consiglieri comunali nell'affrontare questa gestione. Parliamo di bilancio partecipato, così notate le differenze tra quello che noi proponiamo e che riusciamo a portare nei consigli comunali in cui anche uno solo di noi entra, e come invece vengono gestiti i bilanci da chi non sposa questa idea di partecipazione e di condivisione. Marco Ruggero. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Sono Marco Ruggero, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a San Vito dei Normanni. Sono l'unico consigliere comunale per adesso in provincia, ma sicuramente voi potete chiedere che cosa può fare soltanto un consigliere comunale tra i vecchi volponi, tra i vecchi partiti. A San Vito ci ritroviamo un'amministrazione di centrosinistra che governa dopo quasi 15 anni con gli amministratori uscenti dall'opposizione. Allora, il potere di un consigliere comunale, che se ne dica, è davvero illimitato, perché può aprire tutti i cassetti, cioè infatti gli devono passare, l'amministrazione passa al consigliere comunale qualsiasi atto che determine, delibere, relazioni, lettere, qualsiasi cosa. E già questo è un potere enorme, perché significa che un consigliere comunale, soprattutto come quelli del Movimento 5 Stelle, diventa un cittadino realmente informato su quello che avviene lì dentro. E vi assicuro che avere un cittadino informato e cosciente, come sono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, già di per sé è una spina nel fianco per un'amministrazione che magari agisce in modo trasparente o è abituata ad agire in modo poco trasparente.
poi può costringere l'amministrazione a discutere di un ordine del giorno che fa il consigliere comunale, oppure può lottare affinché queste proposte vengano approvate, oppure non approvare le proposte, magari i progetti che l'amministrazione vuole sottoporre all'attenzione del consiglio. E da solo insieme grazie ai 2000 cittadini che mi hanno votato e che mi hanno portato all'interno del consiglio comunale, abbiamo subito messo l'amministrazione di fronte, abbiamo costretto ad approvare alcuni semplici progetti come il bilancio partecipato, il baratto amministrativo. Poi tra l'altro il primo atto, giusto una breve parentesi, il primo atto che abbiamo fatto, che abbiamo portato in consiglio comunale, una volta entrati lì dentro abbiamo scoperto che il comune per 15 anni, regolamentato e tutto, forniva indennità illegittime al vicepresidente del consiglio comunale e al segretario del consiglio comunale. Infatti andatevi a spulciare i regolamenti dei consigli comunali, lo statuto dei consigli comunali, vi accorgerete sicuramente che ci sarà qualche norma che va in contrasto con la legge italiana. E per 15 anni due consiglieri, uno di maggioranza e uno di opposizione, hanno percepito soldi in modo illegittimo. Tra l'altro questa volta mi hanno votato a me come vicepresidente del consiglio comunale, dovevo percepire quell'indennità, ma ho denunciato e ho fatto cancellare il regolamento, quell'articolo del regolamento che mi permetteva di prendere 500 euro al mese. Il vicepresidente del consiglio comunale è un semplice consigliere comunale che fa parte dell'ufficio di presidenza che convoca i consigli comunali, quindi non ha tutto questo lavoro rispetto agli altri consiglieri comunali. Fatto sta, poi abbiamo intercettato fondi per l'efficientamento energetico, abbiamo fatto approvare il baratto amministrativo anche a San Vito dei Normanni, cioè le famiglie indigenti o chi non riesce a pagare le tasse, non perché non vuole pagarle ma perché non può, perché non ha un lavoro o perché ha figli che non riesce a mantenere, può lavorare per il comune riscattando il proprio debito. Con un consigliere comunale abbiamo fatto questo, e ce l'abbiamo fatta anche quando abbiamo presentato la mozione per il bilancio partecipato. Il bilancio partecipato è uno strumento di democrazia partecipata, scusate il gioco di parole, che prevede di destinare dei fondi nel bilancio di previsione, deve essere naturalmente inserita questa cosa, deve destinare il bilancio dei fondi alle decisioni dei cittadini. Quindi ogni bilancio di previsione si sceglie, l'amministrazione in accordo con il consiglio comunale decide la quota da destinare alle decisioni dei cittadini. Noi che abbiamo fatto? Abbiamo aumentato il livello, abbiamo detto che quei soldi devono essere destinati alle decisioni dei cittadini per le spese riguardanti sport, cultura e servizi sociali. Ma perché questi tre settori? Allora, in una città come San Vito l'assessorato alla cultura è sempre una delega molto sotto l'occhio del ciclone, quindi i cittadini hanno sempre sotto controllo quello che fa l'assessore alla cultura, quindi è giusto che i cittadini decidano se convocati come destinare quei soldi. Ma poi perché sport e servizi sociali? Perché in quei settori si può muovere la clientela. A Erchie sicuramente avrete degli impianti sportivi, delle palestre, e le associazioni sportive utilizzano quegli impianti, ma come vengono assegnati quegli impianti? Come vengono regolate le fasce orarie di utilizzo quegli impianti? C'è sempre un ufficio di turno che si occupa di queste cose, che magari con accordi, senza regolamentazione, assegna le fasce orarie e tutto. Ecco perché qui si potrebbe anche muovere la clientela in questi anni. E perché servizi sociali? Beh, servizi sociali è il settore in assoluto dove le spese possono essere gestite in modo poco oculato, ecco, diciamo così, perché ci sono numerosissime famiglie indigenti magari che non riescono a pagare le bollette, a comprare un secchio di legna. Avviene anche così a San Vito dei Normanni, il comune interviene con dei piccoli contributi sociali per queste famiglie, ma ci sono tantissime famiglie che non vanno a bussare alla porta dell'assessorato o che non vanno alla Caritas. Perché il comune non può arrivare a quelle famiglie? Ecco perché noi abbiamo chiesto che il bilancio partecipato, anche nella gestione dei fondi sociali, dei servizi sociali, ma anche un censimento di tutte le categorie a rischio, perché il comune e l'amministrazione deve avere contezza di quante famiglie hanno realmente bisogno, non soltanto di quelle che vanno a bussare alla propria porta, anche perché può accadere che una famiglia, magari, o una persona, un individuo che realmente ha bisogno di un contributo sociale,
percepisce magari quelle 150 euro al mese, ma poi una volta uscita dalla porta dell'assessorato li va a spendere nelle macchinette perché è un soggetto ludopatico. Allora il comune deve intervenire per prevenire questi casi senza elargire fondi così per intervenire solo nel reale bisogno. Poi magari andate a verificare anche, perché esiste una legge regionale che penso sia la 43/2013, la legge no slot, che vieta di dare concessioni ai locali per le slot machine vicino a chiese, luoghi di culto, luoghi di aggregazione giovanile, ospedali, scuole. Andate a verificare se anche il comune di Erchi applica questa legge, perché in questo modo sicuramente si può prevenire e fare qualcosa per venire incontro ai soggetti ludopatici. Fate qualcosa, sensibilizzate un pochettino la cittadinanza, perché dal 2018 anche le concessioni già esistenti saranno cancellate, soprattutto se vicino nell'arco di 500 metri da chiese, ospedali, scuole. Quindi in un comune piccolo come Erchi e come San Vito, 500 metri da scuole e chiese, vi assicuro che la città si svuota da queste macchinette che diciamo li riducono sul lastrico i cittadini. Tutte queste cose un consigliere comunale soltanto le può obbligare l'amministrazione a discuterle ed approvare i propri progetti, soprattutto poi se l'amministrazione in campagna elettorale e strumenti come il bilancio partecipato solo per inseguire il Movimento 5 Stelle ha detto che l'adotteranno anche noi. Metteteli di fronte al fatto compiuto, obbligateli ad adottare questi progetti che sicuramente invitano e sensibilizzano di più la cittadinanza. Ecco perché noi diciamo sempre che un cittadino informato è un cittadino libero. Quindi stamattina voi non fidatevi di quello che dico io, non fidatevi di quello che dirà il consigliere regionale, ma andate a verificarlo, andate a verificare quello che vi chiede il sindaco, che vi dice l'assessore, andate a verificarlo, siate curiosi, aprite gli occhi, perché basta aprire gli occhi per non vedere più certa gente in consiglio comunale, in consiglio regionale o in Parlamento, perché se in 6 mesi un consigliere comunale ha fatto approvare il baratto amministrativo, il bilancio partecipato, ha abolito indennità illegittime facendo risparmiare al comune quasi 60.000 euro all'anno perché sono stati illegali, ha costretto i consiglieri comunali che hanno percepito queste indennità illegittime a restituire con gli interessi tutti questi soldi, se un consigliere comunale da solo, informato, riesce a far approvare tutte queste iniziative, immaginate voi cosa può accadere con un'amministrazione 5 Stelle. Grazie. Grazie Marco, non sono favole, sono realtà a pochi chilometri da Erchi, uno solo, basta. Certo, se ci fosse un'amministrazione a 5 Stelle forse sarebbe ancora più bello, però ci arriveremo, come no. Il bilancio di Erchi, questa è una buona sul bilancio e quindi parliamo del bilancio di Erchi. Tutti quanti ricordiamo che il 2014, fine 2014, perché eravamo a novembre, fino a maggio, 31 maggio 2015 c'è stato il commissario. E tutto parte di là, perché in realtà il commissario approva il consuntivo, cioè il bilancio consuntivo, quello che come dire, sancisce e certifica come sono stati spesi i soldi nel 2014. Per approvare il consuntivo 2014 ovviamente c'è una relazione dell'organo di revisione, che è un organo che deve vigilare sulla correttezza dei dati del bilancio. Attenzione però, l'organo di revisione certifica il bilancio sulla base di quello che il comune, attraverso i suoi uffici, invia, gli atti che invia. E beh, dalla relazione dell'organo di revisione al bilancio consuntivo 2014 emerge già una situazione piuttosto preoccupante, perché l'organo di revisione parla di, leggo testualmente, rileva una posizione debitoria di 1.700.000 euro per fatture non pagate che desta preoccupazioni, sulle quali è necessario che gli organi amministrativi intervengano con misure restrittive e straordinarie, come già evidenziato nella nota del 23/4/2015 inviata al commissario straordinario. Attenzione, perché è il commissario che alla fine certifica come debiti fuori bilancio importi rilevanti, sentenza Monticava numero 251 del 2012 per 199.000 euro, una sentenza del 2012 che non è mai entrata nei bilanci 2012, 2013 e 2014, ci entra solo quando arriva il commissario. Questa gestione così
oggettivamente falsa i dati di un bilancio, perché se un debito non è inserito in bilancio nessuno lo sa. Si sedia la giunta, si apre la sessione di bilancio. La sessione di bilancio vuol dire che è un periodo durante il quale la giunta deve approvare una bozza di bilancio, dopodiché è consentito alle opposizioni di proporre emendamenti e quindi di discutere. Poi c'è il consiglio comunale in cui vengono discusse queste proposte e poi si delibera, si approva o se non si approva il bilancio. Sta di fatto che una volta aperta la sessione di bilancio, fissato il consiglio comunale al 25 agosto, quel consiglio comunale salta e in quella settimana pare che la giunta abbia adottato delle determine, delle delibere atte a modificare quello schema di bilancio. E peraltro questa cosa viene anche detta dall'organo di revisione, che dice: noi solo il primo settembre abbiamo potuto esprimere il nostro parere sul bilancio perché ci è arrivato adesso. Quindi quello che era stato pubblicato prima che si aprisse la sessione di bilancio probabilmente era diverso, probabilmente. Quindi il Consiglio Comunale viene convocato per il 1° settembre e a quel punto le opposizioni fanno presente che si trovano davanti documenti diversi e poi decideranno di impugnare il bilancio di previsione 2015 dinanzi al TAR. Il giudizio è ancora pendente. Il TAR si pronuncerà su questo ricorso delle opposizioni, ma non finisce qui, perché poi succede che la giunta adotta due delibere, una la numero 84 e la numero 91, con la quale decide di chiedere e poi ottiene una anticipazione di liquidità dalla Cassa Depositi e Prestiti per 2 milioni di euro. Ma non è soltanto questo, perché il Comune di Erchie già dal 2012 ha costantemente chiesto anno per anno anticipazioni di liquidità sui primi 3 capitoli di bilancio, quindi le spese, le entrate certe, per 5/12. E a chi lo ha chiesto? Lo ha chiesto al tesoriere. Quindi ogni anno noi abbiamo finanziato la spesa corrente, cioè quello che utilizziamo per pagare gli stipendi, per far fronte al pagamento dell'energia elettrica, per tutto quello che riguarda la gestione ordinaria del Comune di Erchie, con un'anticipazione di liquidità che abbiamo chiesto al tesoriere, che è la Banca Carime, sulla quale paghiamo già gli interessi. Anche per quest'anno è stata chiesta, 2015, non 2016. Non sappiamo, speriamo di no, perché voglio dire, già avendo chiesto un'anticipazione per 2 milioni di euro, speriamo che non sia necessario chiedere anche altro. Quindi sostanzialmente noi già avevamo fatto fronte alla spesa corrente chiedendo un'anticipazione al tesoriere per i 5/12 del bilancio. Prima 3 e poi 5, perché la legge consentiva di aumentare da 3 a 5/12. E poi a novembre l'anticipazione alla Cassa Depositi e Prestiti per 2 milioni di euro. Per la verità, qualcuno parla di mutuo, ma non siamo noi a parlare di mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti, è l'organo di revisione che parla di mutuo, anche perché nel momento in cui uno si obbliga a rimborsare, a restituire i 2 milioni di euro con rate costanti e annuali per 30 anni più interessi, beh, insomma, sostanzialmente è come se fosse un prestito, nella sostanza lo è, ci sono gli interessi. E questo vuol dire che ogni anno per i prossimi 30 anni verranno sottratte risorse da destinare alla spesa corrente, da investire nei servizi sociali, negli impianti sportivi, nella manutenzione delle strade, perché dobbiamo pagarlo, dobbiamo restituirgli questi 2 milioni di euro. E durante il Consiglio Comunale che si è tenuto a dicembre si è discusso di questo, perché bisognava approvarlo in Consiglio Comunale una cosa del genere. E infatti si è fatto. I problemi però sono due. Il primo problema è un problema strettamente amministrativo, e allora la maggioranza ci ha tenuto a precisare che in realtà quell'approvazione va in deroga rispetto ad un articolo del TUEL, e quindi loro non avevano bisogno di avere preventivamente il parere del Consiglio Comunale, a loro bastava che a deciderlo fossero in 5 per 8 milioni, per 8.000 cittadini, in 5 per 8.000. E ci può anche stare da un punto di vista prettamente legislativo. Ciò che non ci sta è proprio questo, l'informazione che manca.
perché se non si fosse alzato il polverone sui 2 milioni di euro, probabilmente nessuno se ne sarebbe accorto, o soltanto quelli che hanno l'abitudine o il vizio, secondo alcuni, di andare a spulciare l'albo pretorio del comune. E invece è giusto che ognuno di noi sappia che per i prossimi 30 anni ci siamo vincolati. Questo è il punto. Dopodiché c'è molta confusione, perché ancora nemmeno nel Consiglio Comunale sono stati nelle condizioni di dirci questi 2 milioni di euro sono debiti nei confronti di chi? Chi è che non è stato pagato? E quando qualcuno ha cercato di dire, beh, dall'elenco che ci avete inviato parrebbe che non sono state pagate le scarpe dei vigili urbani, piuttosto che i lavori che sono stati commissariati per aggiustare la parte idraulica degli edifici scolastici e altre cose, è stato detto no, non è così, noi ancora dobbiamo verificare cosa abbiamo pagato e cosa non abbiamo pagato. Ancora dobbiamo verificare cosa è stato pagato, cioè noi ci troviamo nelle condizioni di non sapere cosa è stato pagato e cosa non è stato pagato. 2 milioni di euro non sono 2 lire o 2 euro, sono 2 milioni di euro che ricadranno sui cittadini per i prossimi 30 anni. E allora, al di là della sentenza di quasi 200.000 euro della Montecava, c'è dell'altro, perché altrimenti non arriveremmo a 2 milioni di euro. E ancora non siamo messi nelle condizioni di sapere cosa non è stato pagato. Questo è altro che trasparenza, altro che partecipazione, altro che discussione con i cittadini. E su questo abbiamo chiesto, quando abbiamo protocollato l'istanza, a un consiglio comunale aperto. Vuol dire che ogni cittadino poteva avere anche il diritto di fare domande, di esporre la propria idea, di dire la sua. E ovviamente non è stato fatto un consiglio comunale aperto. E allora noi scendiamo in piazza, e scenderemo sempre in piazza per informare. Dopodiché ognuno si farà la sua opinione. Qualcuno ieri, quando abbiamo distribuito i volantini al mercato, ha risposto a qualcuno di noi: no, a me va bene così il bilancio. Se lo conoscesse, sono sicura, e voglio sperare che lo conosca bene il bilancio, per poter affermare mi va bene così. Perché qui ancora non abbiamo capito di chi sono questi soldi, a chi dobbiamo darli questi soldi. 2 milioni di euro non sappiamo ancora a chi dobbiamo darli, e non parliamo di debiti risalenti a chissà quanto tempo. Ci sono elencati anche debiti recenti. La sentenza della Montecava, che desta preoccupazione e che non era stata inserita in bilancio, è del 2012, non nel 1990, 2012. Ora sono certa che ricordiamo tutti chi era il sindaco nel 2012. Arriviamo al Consiglio Comunale, perché poi pare che tra ieri sera e stamattina si siano tutti ricordati che esistono i volantini, che si può fare volantinaggio, tutti tra ieri sera e stamattina, perché poi ieri sera è stato distribuito anche un altro volantino, questo firmato, e noi siamo contenti che non siamo gli unici ad informare, perché va bene, è giusto, è corretto, non abbiamo il monopolio dell'informazione, ci mancherebbe altro. Però io voglio ricordare, perché io a quel Consiglio Comunale ho assistito, che i due firmatari di quel volantino che è stato distribuito ieri sera, uno si è astenuto, l'altra è uscita dall'aula al momento della votazione, non prima di aver sottolineato che non poteva fare altro, visto che quel decreto era del suo segretario di partito. Ora, io capisco l'appartenenza politica, il colore politico, va bene tutto, ma noi stiamo parlando di Erchie. E noi le risposte le dobbiamo dare ai cittadini di Erchie. E il nostro modo di essere in consiglio comunale deve sempre rispondere ai cittadini quello che sono le nostre azioni in quel consiglio comunale. Qui nessuno è abilitato a costruirsi un'autostrada per una carriera politica. Noi vogliamo che i nostri rappresentanti in quel consiglio comunale si battano per un'informazione corretta e trasparente ai cittadini. E vogliamo che combattano e lottino per rendere tutti consapevoli, quantomeno consapevoli. Poi continuerete a votarli, va bene così, ma dovete essere consapevoli di quello che votate e per chi votate. Solo questo. Ma nel
nella relazione si leggono tante belle cose nella relazione dell'organo di controllo, perché ci sono un bel po' di criticità rilevate, perché si dice che l'amministrazione nel 2014, e il commissario è arrivato a novembre 2014, quindi il 2014 è un'amministrazione politica, non di un commissario straordinario. Si dice non ha provveduto nel 2014 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio, cioè si continua ad omettere nei bilanci debiti che sono stati certificati da una sentenza o da delle sentenze, forse più di una. C'è una situazione debitoria che desta preoccupazione, non è stato attuato un piano per risanare le finanze del comune, non è stato rispettato il limite di spesa per il lavoro flessibile. Sono tutte critiche mosse ad un'amministrazione politica e ribadisco il concetto, a noi non interessano le persone, ci interessa semplicemente come amministrano questo paese. Dalle nostre bocche non usciranno mai accuse personali o sul piano personale di chi amministra questo paese. Noi guardiamo e stigmatizziamo e giudichiamo come amministrano, non quello che fanno nella loro vita privata. Come amministrano? A noi questo interessa. Nient'altro. Quindi ci sono una serie di rilievi che vengono mossi e si dà atto che solo con l'arrivo del commissario gli uffici finanziari hanno consegnato al revisore del bilancio, all'organo di revisione del bilancio, tutta una serie di documentazioni che ha consentito di inserire nel bilancio debiti di cui non v'era traccia nei bilanci. Ecco perché uno francamente forse dormiva pure sonni tranquilli e si lasciava, come dire, convincere dal fatto che andava tutto bene, perché la campagna elettorale era tutto un idillio, andava tutto bene, non c'erano debiti, non c'erano problemi. Poi due giorni prima del voto viene fuori il commissario con un'intervista peraltro fatta da Erchi Online, che ancora si ringrazia perché quello che fanno loro è un servizio alla cittadinanza. Quando mettono online i consigli comunali fanno in modo che anche chi non ha la possibilità di andarci in consiglio sappia quello che accade e quello che dicono coloro che sono stati eletti da noi tutti. Quindi questo è quello. Il commissario fa un'intervista e parla della situazione debitoria, quindi in realtà non era una cosa che era poi così tanto nascosta, bastava andare a guardare un po' meglio le carte. Poi ovviamente se non si fosse, questa è una riflessione che facevamo ad alta voce con Marco, se non si fosse deciso di aderire o di accedere all'anticipazione di cassa, che riportata in bilancio diviene un'entrata e quindi sostanzialmente dà un po' di ossigeno, dà respiro, beh, forse la situazione sarebbe stata molto molto più grave, perché saremmo stati veramente ai limiti del dissesto finanziario. Se non ai limiti, forse ci saremmo proprio arrivati. E quando c'è il dissesto finanziario, perché Marco ha da poco insomma reso noto per quello che riguarda il suo comune una situazione non analoga ma molto simile rispetto a Erchie, beh, tanto per cominciare si riducono le indennità di sindaco e assessori del 30%, beh, questo è il punto. Allora uno continua ad omettere, non vengono inseriti in bilancio i debiti, perché poi se viene fuori che c'è una situazione deficitaria, beh, insomma, poi i privilegi prima o poi insomma tocca eliminarli, ecco. E quindi anche in quello c'è la trasparenza. Questa è la situazione che viviamo a Erchie, questo è quello che le amministrazioni degli ultimi 10 anni ci hanno lasciato in eredità. Noi abbiamo rivoluto la stessa amministrazione, va bene, l'hanno voluta la maggioranza dei cittadini, va benissimo, però segua il consiglio dell'organo di revisione, metta in atto una politica atta al, leggo le parole, con misure restrittive e straordinarie, restrittive e straordinarie, e faccia già un passo in avanti, si riduca quelle indennità, forse almeno ci paghiamo gli interessi annuali, almeno quello. La parola a Gianluca Bozzetti. Buongiorno a tutti. Ma io mi domando davvero come abbiamo fatto a perdere l'occasione di mandare Anna in consiglio comunale, davvero, io non lo so, se da esterno riesce già ad informarvi, a scovare insomma tutte queste cose del consiglio di Erchie, figuriamoci
dall'interno, magari avremo presto una seconda occasione, speriamo. Noi oggi siamo qui per parlare appunto del bilancio. Io come consigliere regionale vi posso portare, diciamo, qualche notizia per quanto riguarda il bilancio regionale, qualche notizia che ho appuntato semplicemente perché insomma sono davvero tante, quindi alcune cose è giusto poi dirle nella maniera esatta, visto che molto ancora più spesso rispetto a prima abbiamo l'occhio del ciclone, l'occhio, diciamo, dell'informazione su di noi, e qualsiasi parola, virgola sbagliata ormai diventa utile strumento appunto per l'informazione, per scrivere qualsiasi cosa fuori contesto e che non ha nessuna realtà poi. Noi appunto, come promesso durante la campagna elettorale, entrati in consiglio regionale, abbiamo iniziato a spulciare quello che è il bilancio regionale. Ci siamo trovati, diciamo così, a dover approvare un bilancio 2015 con la documentazione che ci è pervenuta meno di 48 ore prima, quindi potete immaginare la difficoltà per dei neoeletti a dover studiare, leggere tutto in 48 ore, e nonostante tutto anche lì dentro abbiamo trovato tantissime cose che non andavano bene. Siamo stati gli unici infatti ad astenerci, a votare contro, proprio perché non c'eravamo l'anno precedente e quindi non potevamo dire la nostra, come ad esempio sono stati finanziati altri 16 milioni di euro per questi famosi consorzi di bonifica, che di bonifica hanno solo il nome e poi non fanno niente in realtà, e sono soldi nostri. Nel bilancio invece attuale, appunto, noi adesso stiamo iniziando a vedere diverse capitoli di spesa, ne stiamo andando a prendere ognuno singolarmente, e ad esempio abbiamo scoperto proprio la settimana scorsa che circa 1 milione di euro la regione ogni anno lo destina a spese per adesioni a organismi nazionali e internazionali, che può dire tutto e non dire niente, però guarda caso, andando ancora più a fondo, circa 200.000 euro sono stanziate per l'ente di ricerca Basile Caramia di Locorotondo, che magari a qualcuno non può dire niente, però ve lo dico io invece che cos'è. È quell'ente di ricerca per il quale molti dirigenti e ricercatori oggi si trovano tutti indagati dalla procura per il problema Xylella. Ecco dove diamo i nostri soldi, dove la regione dà i nostri soldi. Poi ad esempio, che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato che circa 50.000 euro vengono stanziati ogni anno per il presidio del libro, che magari potrebbe anche andare bene. Però poi abbiamo visto che vengono dati invece 30.000 euro, quindi meno del presidio del libro, per l'adesione alla rete delle regioni europee per lo scambio delle buone pratiche sull'utilizzo dei fondi europei. Quindi noi ogni anno spendiamo di più per il presidio del libro, ma meno per formare persone che poi possono accedere a quei fondi europei che puntualmente ogni anno noi perdiamo proprio per incapacità di riuscire a reperire questi assi, questi soldi. Di cose davvero ce ne sarebbero molteplici. Oggi poi vi posso dire che il bilancio della regione si sta cercando di riscriverlo in maniera molto più criptica, molto più complessa, e io devo dire la verità, io mi domando perché sostanzialmente poi chi non vuole la trasparenza è perché magari vuol coprire la corruzione, semplicemente quello. Chi vuole rendere illeggibile un bilancio è perché forse ha qualcosa da nascondere. Fortunatamente ci siamo noi oggi in consiglio regionale, ci sono alcuni consiglieri comunali che questo lo vedono, e noi stiamo studiando una proposta di legge appunto che vada nella direzione quella citata da Marco, ovvero del bilancio partecipato anche in regione, e ovviamente della trasparenza e del rendere tutto più accessibile anche ai semplici cittadini, che hanno il diritto oltre che il dovere di controllare e di sapere, di essere informati.
Potrei stare a parlare del bilancio regionale davvero per tantissime ore, anche noi sempre nel bilancio del 2015, quello che noi non abbiamo votato, è stato chiesto un prestito di oltre 80 milioni di euro, e non 2 milioni, 80 milioni di euro per appunto risanare dei debiti che la regione non è riuscita a pagare appunto nell'anno precedente. E questo è un mutuo da ripagare poi in 30 anni, sono soldi nostri che con gli interessi poi dobbiamo restituire. E questo perché? Perché non si riesce ancora ad oggi, cosa che avviene invece, e ci tengo questo a precisarlo, in tutti i comuni amministrati dal Movimento 5 Stelle, dove i bilanci sono a posto e alcuni sono stati persino risanati dai debiti precedenti. Questo deve essere chiaro a tutti, questo deve essere veramente chiaro quando ci vengono a dire che magari non siamo ancora in grado di governare. Andatevi a vedere i bilanci e tutto ciò che è stato fatto nei comuni amministrati da noi. Io voglio semplicemente chiudere poi con una cosa, no? Cioè, oggi sono arrivato Mario, Anna e gli altri attivisti di Erchie mi hanno detto: Gianluca, ma lo sai che questa mattina c'è stato un atto intimidatorio, perché non si può definire altrimenti, un atto intimidatorio con dei volantini scritti in dialetto erchiolano, se non sbaglio si dice così, vero? Sì. Allora, al di là del contenuto, di cui poi veramente alcune cose sono anche stucchevoli, il fatto ad esempio di attaccare persone che fanno del bene in maniera gratuita, strumentalizzare questo è davvero davvero da bassissima lega, proprio da bassissima. E sapete perché? Perché a questo punto venite anche a strumentalizzare noi abbiamo un centro anti-Equitalia ora a Bari, è uno regionale, cercheremo di aprirne altri per assistere la gente, aiutare la gente che hanno ricevuto queste cartelle di Equitalia, quindi magari seguirli in un percorso anche burocratico molto complesso, e lo facciamo gratuitamente. I nostri professionisti si mettono a disposizione in maniera gratuita. Lo stesso facciamo con il microcredito, dove attivisti in diverse città, lo facciamo anche noi a Brindisi, mettono a disposizione le proprie competenze per cercare di aiutare la gente ad accedere a questo fondo per il microcredito, e lo facciamo sempre in maniera gratuita. Allora non strumentalizziamo chi vuol fare del bene semplicemente appunto per il bene dei cittadini e della propria città, per favore, perché è una cosa veramente indegna. E poi ci potete minacciare, questo il volantino è forse l'ultimo, ma abbiamo avuto minacce con proiettili, minacce intimidatorie, ci hanno bruciato delle macchine, ad un nostro parlamentare qualche settimana fa hanno rotto il finestrino della macchina proprio sotto casa. Ne riceviamo veramente tante ormai di queste minacce. E devo dire la verità, come diceva giustamente Anna, più ci arrivano, più ci rinforzano, più ci uniscono, perché significa che siamo nel giusto, significa che stiamo dando fastidio a qualcuno. Ed è inutile che si nascondono non firmando dietro queste minacce. Una cosa deve essere chiara, ormai oggi il Movimento 5 Stelle c'è ed esiste. Si devono rassegnare, purtroppo, ormai noi ci siamo e ci saremo, e ancora più forti nel prossimo periodo, nel prossimo governo, io ne sono certo, quindi rassegnatevi e potete denunciarci, potete appunto farci di tutto, ma non vi preoccupate che noi non ci arrendiamo, non molliamo, e anzi andremo avanti ancora più forti di prima. Grazie. Ok, ringraziamo tutti, finiamo qui. Gianluca, possono anche iniziare a forarci le ruote, tanto non arretreremo di un millimetro, il codardo non è uscito fuori. E spero che non abbia dei mandanti questo codardo, perché se ci sono dei mandanti mi aspetto della solidarietà da parte delle forze politiche avversarie. Grazie a tutti. L'ultima cosa, ovviamente ci salutiamo ed è una promessa, ci ritroveremo presto, perché di argomenti ce ne sono tanti da trattare e continueremo a fare informazioni. L'ultima cosa, ovviamente, siccome facciamo tutto a livello gratuito e però abbiamo anche delle spese,
dei costi da sostenere, i volantini piuttosto che i manifesti, piuttosto che l'affitto di una sede che viene pagata e noi ci autotassiamo dai 5 ai 10 euro ciascuno, quindi non c'è nessuno che la fa da padrone perché non ci sono capi, non ci sono padroni e ognuno partecipa nella misura in cui può. Se c'è qualcuno che ha voglia di mostrarci la sua solidarietà e che ha voglia di sostenerci in questo cammino che è segnato solo e esclusivamente dalla voglia di informare e basta, può tranquillamente lasciarci un contributo nel salvadanaio che è qui lì sul tavolo. Grazie a tutti, buona domenica. E a presto, molto presto. Se poi c'è qualcuno che invece ha voglia di porre domande, di fare interventi o di chiedere chiarimenti rispetto a quanto è stato detto oggi, basta alzare la mano, farci un cenno e noi arriviamo. Grazie a tutti.